Dai segni tracci di queste immagini riusciamo a cogliere un'idea di viaggio metaforico, dove si annusa una sorta di desiderio di ricerca. Evidente infatti è il crescendo di assenza umana, un abbandono volontario della scena. Ma non solo, si sottolinea persino lo sfumare di tratti di paesaggio, che in alcune immagini diventa evanescente. In altre scompare del tutto per lasciare solamente il sentore, la vibrazione di ciò che esisteva. Questa operazione non è la volontà di epurare l'immagine, ma semplicemente si opera una sorta di ricerca interiore, un desiderio di osservare il viaggio fatto, non mercificando il ricordo, non dandogli un peso, una sostanza concreta, ma lasciandolo come segno immateriale, dandogli una dimensione di esperienza non limitata nel contesto fisico di spazio-temporale, ma connotandolo come la somma di vibrazioni, movimenti, segni, capaci di attingere al pozzo emozionale più intimo del nostro essere. L'osservatore, in questo caso, non guarda l'immagine, ma sta guardando dentro sé la descrizione di un viaggio, la descrizione del ricordo di quel viaggio.